Mia viaggio a New York. Oggi vi porto a vedere questo bellissimo appartamento al 50° piano sulla 57. Io adoro questa vista, a parte che questa sala è luminosissima, ma io adoro questa vista, che è la vista più amata dai newyorkesi in assoluto, che è la vista del Central Park. Osservate, è bella perché Central Park ogni stagione cambia colore e ti dà proprio una sensazione estetica delle stagioni, cosa che non si può vedere negli altri lati di Manhattan. Però se andiamo ovviamente a vedere da quest'altro lato, a parte che sembra di stare su un elicottero, la cosa è speciale, vediamo in tutta la sua lunghezza questo canyon urbano che è questa avenue, la numero 8. Io tra l'altro vivo lì vicino, praticamente sono vicinissimo, e davvero toglie il fiato. Non scappate, perché scappate via. Perché voglio entrare Allora, chi ce l'ha fatta vedere questa casa? da te. Buongiorno, io sono l'agente immobiliare della casa, Amica di Dario? amica di Dario. Sì? Ciao a tutti. Io avevo la Che... cucina qua perfetta per Piero, per le sue prelibatezze. Fantastico! Mi piace che le cucine americane sono belle. Sono perfette per chi non cucina, come me. Assolutamente. Poi vediamo, continuiamo qua. Abbiamo questo fantastico bagno che è bello largo, che non è molto comune a Manhattan avere un bagno. Assolutamente. Poi notiamo anche le due fixture, quindi c'è sia tub che doccia, quindi Ah, non vasca avevo da visto, c'è bagno sia la e doccia doccia, che sì. la vasca da bagno. E poi, e questa è la stanza da letto, che credo sia tipo la stanza da letto dei sogni, no? Cioè, Assolutamente, con ti un letto king, risvegli. ti risvegli e osservi ovviamente il. Osservi tu il Central Park, che è la parte più bella di New York. Tra l'altro siamo sulla 57, che è la Billionaire Giusto, quindi Row, questi no? palazzi Esatto. fanno parte appunto di Billionaire's Row, sono gli ultimi palazzi, 111 e 57 in Steinway Tower, che sono i palazzi diciamo più costosi di tutta Manhattan, Costosi. sì. Questo palazzo è degli anni 80, mi dicevi, no? 87, sì. 87. E qua vediamo anche Columbus Circle, che è tra l'altro un'altra zona fantastica. Osservate la statua di Colombo. Voglio andare anche nell'altra stanza? Assolutamente, prego. Quello sono io allo specchio. Bene. Questo è un two bedroom. Due stanze e due Due bagni, stanze e due no? bagni, Questo è sì. un altro. Eccolo qua, Questa fantastico. casa è 130 metri 130 quadri. metri quadri per la vostra felicità. Allora, beh, anche qua. Eh Vista completamente diversa a sud. sì, qua c'è la sì. Si vede Casa Qua, ah, Bianca. vedi, là c'è anche l'altra. Là si vede dove abito io anche. Poi c'è Harrow, New York City, che pure mi piace quell'edificio. Si vede in lontananza anche il World Trade Center, che è stupendo. E allora, quanto può costare acquistare un appartamento del genere? Questa casa adesso in vendita a 4.695.000. Com'è, secondo te, com'è percepito come un prezzo alto? Secondo me non è alto per Diciamo per Manhattan. Manhattan e per queste viste è un prezzo abbastanza Con da la vista e fare. anche per la grandezza dell'appartamento. Assolutamente. Bellissimo. La compri, Piero? No, purtroppo voglio Purtroppo. vivere là, sulla Ah, park, sì. al park 432. 432 Sì. Park Avenue, sì, Voglio uguale, andare uguale. là, all'attico là. Beh, quelle sono anche 15 milioni per lo Eh stesso sì, tipo lo so, lo di. so. No, ma veramente come via è stupenda, dai, mi piace. A me piace poi che i miei followers possano, che sono molto appassionati di appartamenti e di case, possono avere un'idea di com'è il mercato immobiliare di New York, perché me lo chiedete sempre. Chiaramente Manhattan ha questo mercato immobiliare. Sai per caso anche qual è la spesa di mantenimento? Sì, te lo dico in un secondo, esattamente la spesa di mantenimento è sui 4.600 dollari al mese. Quindi bisogna pagare anche di mantenimento 4.600 dollari al Giusto, mese. sono le tasse, quindi l'IMU italiana, le tasse della Le proprietà tasse e il condominio. e il condominio. Che questa cosa fa arrabbiare tantissimo gli italiani che non sono abituati all'idea delle maintenance, cioè del mantenimento e delle Assolutamente. tasse, che qui sono molto alte. Però loro dicono: se ti puoi permettere questo appartamento, puoi anche pagare tasse affinché la città sia bella per tutti, anche per chi vive nelle zone periferiche, quindi è anche una maniera per dare indietro un po' di benessere. Comunque, stupenda questa casa. Complimenti, grazie perché ci hai fatto vivere Prego, un dovete anche andare sogno. via adesso, lasciarci qui e andare via. Noi tanto qua possiamo stare tutto il tempo che vogliamo, no? Assolutamente. Fantastico, dai. Comunque, bello.
Vabbè, amici, come vedete, non avete ancora visto il mio viso, ma ci sono io. Va bene, mi piace, bella, bella, bella. Salutiamo, potevi dire il nome e cognome, che forse non l'abbiamo Federica detto. Floris, contattatemi se siete interessati. Federica Floris. E Floris. salutiamo Ah, Dario Federica. Viti, che con questo suo stile newyorkese ci Oh, accoglie del vabbè, New sono mica York. tanto. Ciao.